Vorrei darvi tre indirizzi a Stoccolma, i miei tre indirizzi preferiti, tra un elenco infinito ovviamente della mia città del cuore. Allora, inizierei con Tronan, a Odenplan, che è un ristorante che è abbastanza italiano, devo dire, come ambientazione, molto accogliente, con le tovaglie rosse e bianche, a quadretti, però il menù è tipicamente svedese. Lì puoi prendere il piatto köttbullar, polpette di carne, con la salsa dei mirtilli rossi, con le patate, la salsina, buonissimi, oppure pyttipanna. Butta tutto in padella, un altro piatto tipico svedese. Poi sceglierei Kulturhuset a Sergels Torg, che è la casa della cultura, un luogo veramente speciale, dove portare i bambini dalla biblioteca per leggere una fiaba con loro, per partecipare ai giochi, ai canti, ai balli che organizzano all'interno, oppure portarli nel laboratorio di pittura per dar sfogo alla propria creatività. Allora, quello è un altro luogo che mi piace veramente tanto. Poi, perché no, fare una fika. E non è una parolaccia, è il nostro momento sacro delle svedesi. Vuol dire prendere un caffè, lungo ovviamente, accompagnato da qualche dolce. E il dolce per eccellenza in Svezia è il pan dolce alla cannella, kanelbullar. Allora dovete andare a Saturnus, il caffè che io adoro. Kanelbullar sono grossi così, quindi possiamo sempre dire che avevo mangiato soltanto un kanelbullar, però era gigante. Va bene, ci vediamo a Stoccolma.